A volte finisci i soldi. Certo, è una seccatura, ma non devi prendertela. Amber e Joy hanno già superato una bancarotta in passato e ormai ci sono abituati. Risparmiare denaro non è male. Basta mangiare un po' meno e condividere il caffè. Non è così buono? Ma puoi sempre aggiungere un po' di vaniglia usando un campione da una rivista. Questo sarebbe andato avanti all'infinito se non fosse stato per Violet, che si è persa. Ha confuso la strada ed è finita a casa di Amber e Joy. Loro stavano per aiutarla a trovare la strada giusta, ma poi hanno visto che la sua borsa era piena di soldi. Hanno appena accalappiato una riccona. Se vuoi aiutare Violet e la sua matta famiglia, metti mi piace e iscriviti e non dimenticare la campanella. Di certo, quando immaginava il suo viaggio, Violet non immaginava certo una stanza come questa, anzi. Ma Amber sa come fare e mezz'ora dopo la stanza è pronta per gli ospiti. Bye. Beh, quasi. Amber ha una sua idea di pulizia. Se la spazzatura non la vedi, allora non esiste. Ok. Violet è davvero delusa dalla mancanza di assortimento dei vestiti. Amber e Joy sono in difficoltà e non possono aiutarla. Così Violet deve prendere in mano la situazione. Joy e Amber non fanno shopping da una vita, quindi ora sono davvero contenti di poter comprare la roba per Violet. Quando sei al verde, devi essere creativo. Se pensavi che Joy e Amber volessero aiutare Violet per bontà, allora ti sbagliavi. Perché loro sono innamorati solo dei soldi della loro nuova figlia. E adottarla sarebbe come vincere alla lotteria. Non diventerebbero genitori, diventerebbero ricchi. L'arrivo di Violet ha cambiato tutto. Amber e Joy ora sono felici. Ma Violet no. Si annoia. I suoi genitori devono aiutarla. Una finestra! Passiamo tutto il giorno a guardare dalla finestra. È anche disponibile una funzione di zoom grazie a questo binocolo. Usalo per guardare la TV del vicino. Basta scegliere il canale. Andrà bene per te e per il tuo vicino. Ah, la vita al verde! È il momento del bucato. Sarà divertente. Violet ancora non sa come fanno il bucato qui. La lavatrice si è rotta anni fa, ma Amber controlla sempre se per caso abbia ripreso a funzionare. Finora non è mai successo. Quindi butta i vestiti dal cesto della biancheria nell'armadio. Suona un po' strano, vero? Violet ancora non sa che Amber ha il suo metodo di lavaggio. Non si tratta di lavare, ma di rinfrescare. Signore e signori, ecco a voi la tecnica di lavaggio a secco di Amber. È eco-friendly. Violet avrebbe dovuto insospettirsi quando ha notato che non c'era niente da bere. Non c'era proprio acqua in casa. Nemmeno nel rubinetto. L'unica cosa che è ancora accesa in questa casa sono le luci. Joy deve dirlo a sua figlia che tutto è stato spento perché non hanno mai pagato le bollette. Violet dice che gli darà i soldi. Joy deve solo pagare ora. Ma vedere i soldi lo ha fatto diventare pazzo. Un'ora dopo, Violet resta scioccata nello scoprire che Joy non ha fatto allacciare l'acqua. Ma un rubinetto per le bibite! Tutto questo è per te, tesoro. Soprattutto perché non si tratta dei miei soldi. Violet è il salvagente dei suoi genitori. Le bollette ormai sono un problema superato.
Bisogna farle volare. A Violet piace questa idea. Solo che al posto delle bollette usa i contanti. Joy è felice e vuole rendere felice anche Amber. Tanti aeroplani significa tanti dollari. A Joy piace molto l'idea, ne è entusiasta. Anche Amber è felicissima. Niente rifiuti, li raccoglierà tutti. Cosa c'è di meglio che proteggere l'ambiente? Joy e Amber vogliono avere più soldi per loro. Così chiedono i soldi a Violet per comprare i biglietti della lotteria. Violet non l'ha mai fatto prima, ma vuole provare. Però non sa come funziona e comincia a nominare numeri. Ma Joy decide di non usare quei numeri. Solo che poi i numeri che Violet ha chiamato sono quelli vincenti. È davvero come una calamita per i soldi. Alcuni dei nuovi cambiamenti di Joy alla casa non sono pratici. Non è il massimo lavarsi le mani con la Coca-Cola, così Amber vuole aiutare sua figlia. Fuori piove, quindi presto avranno l'acqua. Quando sei povero e sporco, devi pensare fuori dagli schemi. L'acqua piovana è ottima per lavarsi le mani. Thank you. A Joy piace fare le cose insieme a Violet. Così le propone di pescare. Violet non sembra così interessata alla pesca. L'idea di pesca di Joy, però, non è quella classica. La regola principale della pesca è essere veloci. Il bottino può essere del cioccolato o un portafoglio pieno di soldi. Se dai un pesce a un uomo, mangia per un giorno. Se dai a un uomo una canna da pesca, mangia per sempre. Ma la pesca è imprevedibile. Già, non è tutto oro quello che luccica. E non tutto è pizza quando scrocchia. La pizza d'oro può sembrare elegante, ma in realtà non è molto commestibile. Amber viene ad aiutarla e salva la figlia da questo cibo immangiabile. Ti preparo la mia famosa torta, così non avrai più fame. Che bella torta! È tutta una questione di ingrediente segreto ed è deliziosa! L'ingrediente segreto è l'amore! Ordinalo subito a $9,99! Mentre Violet è distratta, Joy approfitta del dente perso della figlia. Gli farà di sicuro guadagnare una fortuna! Anche se Joy ed Amber sono strani, Violet è felice qui. Quindi vuole fargli una sorpresa e tutto quello che devono fare è chiudere gli occhi. Gli occhi chiusi però danno una possibilità ai ladri. Amber spera che la sorpresa non sia una rapina, ma in realtà è un nuovo televisore. Questo è il miglior regalo di sempre! Ma la TV si comporta in modo strano, cambia i canali da sola! All'inizio pensavano si trattasse di Joy, ma non si tratta di lui. Joy ha capito chi lo sta ingannando. Il vicino si sta vendicando. E ora questo salotto è di nuovo pieno di pace e di amore. Scusa, vicino. Violet ha bisogno di dormire. Eppure i suoi genitori non riescono a stare lontani dal denaro. Ne sono davvero ossessionati. Ma i bambini hanno bisogno di riposo e Violet non permette a nessuno di portarle via il sonno di bellezza. Divertitevi pure con i miei soldi, ma lasciatemi dormire! Joy e Amber sono davvero avidi e Violet spesso ha degli incubi su questo. In realtà non sono così male, sono strani, vanno matti per i soldi e sono paranoici sulla spesa, ma non sono così cattivi alla fine. Però sono bugiardi e Violet presto lo scoprirà. La verità alla fine viene sempre fuori.
E Amber e Joy stanno per essere smascherati. Violet è così delusa. Pensava di aver trovato una nuova famiglia, ma questi due vogliono solo i suoi soldi. Le chiedono una seconda possibilità. Ma ora che conosci tutta la storia, dici tu cosa faresti? Scrivilo nei commenti. Ti è piaciuta la storia? Qual è stata la tua parte preferita? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti per nuovi fantastici video.